La Carta Nazionale dei Servizi CNS è lo strumento comune a tutta la pubblica amministrazione, necessario per l'accesso ai servizi di eGov. Può essere emessa solo da enti pubblici, in quanto alla funzione di firma digitale affianca anche quella di identificazione elettronica dell'utente, che non può essere rilasciata da organismi privati. La CNS, emessa dalle Camere di Commercio d'Italia, offre quindi servizi più ampi. Firma digitale con la stessa validità di una firma autografa, autenticazione sul web che consente l'identificazione certa dell'utente in rete. Disponibile in formato smart card o token USB, la CNS permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni sui siti web oppure di firmare contratti o pratiche direttamente dal computer. La firma digitale permette di sottoscrivere i documenti informatici senza doverli stampare per apporvi la firma fisica e di inviare il documento originale per posta elettronica. Allo stesso modo, anche i destinatari possono verificare la validità della firma e quindi del documento ricevuto. L'utilizzo della firma digitale garantisce autenticità, integrità, archiviazione, non ripudiabilità. La firma digitale è comoda, semplice e sicura e ha lo stesso valore legale di una firma di proprio pugno. La CNS è l'equivalente elettronico in internet di un documento di identità e identifica il titolare in maniera digitale, univoca e sicura. Con la CNS è possibile fruire dei servizi web delle pubbliche amministrazioni. La CNS, ad esempio, permette al legale rappresentante di un'impresa di consultare gratuitamente tramite il portale registroimprese.it le informazioni sulla propria azienda presenti nel registro imprese delle Camere di Commercio, ottenendo visure, scheda societaria, atti e bilanci depositati, situazione dei pagamenti e altro. Con la CNS, inoltre, si può consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare lo stato della propria posizione fiscale o accedere allo sportello unico delle attività produttive SUAP del proprio comune. La CNS deve essere richiesta agli sportelli della propria Camera di Commercio oppure agli incaricati alla registrazione, accreditati dalle Camere di Commercio. Il titolare della CNS non è mai un'impresa, ma un suo legale rappresentante o un singolo cittadino. Per la richiesta è necessario inoltrare domanda presentandosi di persona, muniti di un documento di identità valido e di codice fiscale. Non esiste possibilità di delega per il rilascio della CNS. Gli incaricati alla registrazione ai quali è possibile richiedere la carta possono essere professionisti o enti accreditati dalle Camere di Commercio. I dispositivi smart card o token USB vengono consegnati già attivi con il contratto del servizio, la guida all'uso e una carta plastificata contenente i dati utili a garantire la sicurezza e l'utilizzo dei propri certificati. Il codice segreto PIN per firmare i documenti, il codice segreto di sblocco PUC e il codice utente, necessario in caso di smarrimento del dispositivo. Per qualsiasi informazione, per il corretto utilizzo o in caso di smarrimento, è possibile ricevere assistenza direttamente sul sito. È possibile inoltre richiedere assistenza al numero 199 500 000, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13, oppure via mail all'indirizzo firma@infocamere.it. Dopo la registrazione viene rilasciato uno degli appositi dispositivi CNS, la smart card o il token USB, entrambi con un microchip che genera e custodisce i certificati digitali dell'utente. Per l'utilizzo della smart card è necessario dotarsi dell'apposito lettore e installare il software disponibile sul sito www.card.infocamere.it. I token USB si connettono direttamente al PC tramite porta USB. Per installarli, basta seguire la procedura guidata che appare sul computer. I certificati digitali hanno un periodo di validità di 3 anni, rinnovabili per altri 3. Ogni volta che si vorranno effettuare operazioni di firma o autenticazione su internet, basterà collegare la propria smart card o token USB al computer, avviare il programma e inserire il proprio PIN. Tutto senza mai spostarsi dal proprio PC, sempre con la massima sicurezza.